Sfredda nei piedi, se no, ti vengono tutti i piedi freddi. Per gli americani noi siamo tutti mafiosi, ma basta vedere i telefilm, i padrini, i soprano, i dell'utri. Che cazzo c'entrano i poveri padrini e i poveri soprano? Ah, va bene, dai. E questa sorte adesso sta capitando agli africani, che con la parabola vedono la televisione italiana, per cui loro pensano dell'Italia, quello che vedono in televisione, pensano che noi siamo un paese popolato di veline, di letterine, di subrettine, ma non è vero, perché questa nella realtà non esiste, non c'è. Questa qua è coltivata in serra, è un OGM questa qua, non è vera. Arriva l'agricoltore, fa po, sì, questa è pronta, si può fare la fotografia, è la fotografa, ma non esiste, come dice Gianni Morandi, questa una su mille se la fa, ma neanche, è una cosa di più. Gli africani pensano che in Italia le indagini le fanno i preti, Don Matteo, Don Tonino, tutti che vanno in giro calendo ingrandimento a vedere che succede, non lo sanno che noi teniamo Castelli come ministro della giustizia. Loro pensano che teniamo Padre Pio, capito? È un problema. Quando vedono i carabinieri, dice, beati i carabinieri, che trombano l'arcuri dalla mattina alla sera. E poi dice che raccontano le barzellette, grazie che raccontano le barzellette. Mengacci a noi ci ha rovinato in Africa. C'ha rovinato Mengacci che sta con pendolino là. Ma che buona pappa! In Africa pensano, in Italia qualsiasi deficiente mangia la mattina sera, no? L'africano dice, se a questo gli hanno dato una trasmissione, io con la fame che mi ritrovo, mi danno 4 ore di diretta, cazzarola, no? E quando arrivano a Mazzara del Vallo, che sbarca, ma dov'è Sarabanda? Non c'è fatti vostri, come faccio a aprire la scatola della campagna? Come glielo spiega all'africano? Come glielo spieghi? Come fai a spiegare all'africano, dopo che l'ha visto in televisione, che Berlusconi non è una maschera popolare? Come glielo spieghi? Che l'ha visto che sembra Brighella, la, come glielo spieghi? Sembra la pubblicità del sugo pronto, no? Quando arrivano, tu dici, ti piace il nostro presidente del consiglio? Ma va! Sì, te lo giuro, chi è il presidente del consiglio? Come glielo spieghi? Come glielo spieghi che Alessandra Mussolini non è un documentario del 1934? Come glielo spieghi? Che quando la vedono da Vespa parla del nonno, sembra Heidi. Oh, il mio nonnino, ma quanto era caro il mio nonnino. Il mio nonnino un cazzo, chi l'ha benito Mussolini, il mio nonnino? Come se ci andasse la nipote di Pacciani e dicesse, oh, il mio nonnino in fondo che faceva era un collezionista, che ha fatto di male. Come glielo spieghi che la Presti Giacomo non è una delle super chicche? Come glielo spieghi che Bossi Fini non sono Ale Franz? Come glielo spieghi? È difficile spiegare che Fassino non è Pippo Franco. Comunque, vabbè, a parte questo, mo non facciamo casi, non facciamo di tutta erba un fascio, come diceva